Allora, il bot.it, tutta colpa di mia moglie, lo dico sin dall'inizio così non c'è rischio che date colpa a me. Lei vuole vedere le cose. Se comincio a spiegarle che c'è una tecnica, si collega, che capisce, sì, ma fammi vedere qualcosa. E allora, poi quando vado a fare le cose ho sempre quella vocina che dice non correre troppo altro, comincia da qualcosa di concreto che si può allargare. E la cosa più semplice da fare è stata quella di utilizzare l'idea di una mappa mentale in modo tale che entrasse direttamente dentro il chatbot. Perché? Ogni volta che un'azienda vuole sviluppare un chatbot, o noi vogliamo sviluppare un chatbot, la prima cosa che abbiamo come difficoltà è avere il quadro complessivo della situazione e quello che deve dare questo attrezzo. È uno strumento che deve dare le informazioni. Ogni volta andiamo su dei pannelli, sono i pannelli proprietari di Google, Amazon, eccetera, eccetera, fatti benissimo, completissimi, danno una marea di funzioni in più, però non ho mai la visione di insieme. Allora, mappe mentali, c'è una montagna di software, ho detto, iniziamo da una mappa mentale, qui insieme abbiamo sviluppato qualcosa per LinkMe. Il risultato concreto è, all'inizio, una introduzione, che dice salve, qui l'ho scartata per spazio, salve, sono LinkMe, cosa vuoi sapere da me? Ti do subito due bottoni dai quali iniziare, perché per me l'idea dello scrivere o dettare un chatbot comunque significa avere del tempo per scrivere su questi minuscoli affari. Se ho i bottoni e organizzo la comunicazione del chatbot sulla base di bottoni, anch'io sono più contento di andare avanti. Oltretutto, questi bottoni mi fanno sempre tornare nel contesto dove mi trovo. Quindi, se vado a vedere quali sono le tecnologie, lui mi ricorda che sono le tecnologie e quelle che mi si stanno proponendo. E poi l'ultimo, il bottone torna indietro. Qui invece è materia di e-commerce. Materia di e-commerce un pochettino più ricco, forse, di quello precedente. Mi sono inventato, io non faccio trekking, vorrei qualcuno che mi spiegasse cosa serve per andare in montagna a fare un po' di trekking la prima volta. E allora c'è una presentazione iniziale che ti dice, guarda, puoi vedere i capi singoli che ti servono, oppure li compri tutti insieme, ti dico a cosa servono, come devi sceglierli e perché io te ne propongo uno, perché secondo me è quello più venduto, quello più piaciuto. Te lo faccio vedere, lì vedete l'HTML, semplicissimo. Te lo faccio vedere, lo puoi acquistare direttamente. Da lì ti posso dire, vuoi vedere le scarpe? Salti a questo. Vuoi vedere l'attrezzatura completa? Salti a quello. Scrivendo qui, c'è un'attività che non è solo di riconoscere quello che è presente nella mappa mentale, ma è abbastanza articolata, per cui se anche scrivo in linguaggio naturale, il più delle volte ci azzecca. E tutto sommato è lo stesso risultato che si ha con gli strumenti spesso americani che nascono con cultura diversa e riconoscimento del linguaggio naturale, tale che alla fine l'importante, e lo dicono tutti, è ascoltare i clienti quello che scrivono. Quindi la parte della reportistica dietro è la parte più importante di un chatbot per restarci dietro e poterlo sempre migliorare, ma anche per raccogliere informazioni che per l'azienda possono essere utili. Questa in sostanza l'utilità, vi faccio vedere, se prendo la pagina giusta, ecco, per esempio come funziona questa mappa mentale, tutto tracking, vedete che la prima parte, qua ci sono i singoli capi. Ora, andare a rifare il bot significa prendere questo e spostarlo sopra, dimentico che è un tablet. Oltretutto la posizione ha anche un senso gerarchico nel riconoscimento, quindi le cose più in alto vengono trovate più facilmente. Se io cerco, guarda, vorrei sapere un qualcosa, devo andare in montagna, ma non so esattamente cosa, però sto cercando uno zaino, lui trova zaino. È semplice. Io avevo un motore di ricerca per 15 anni e mi divertivo a guardare che cosa cercavano le persone. Alla fin fine, zaino è zaino. Quindi l'attenzione
gli investimenti nello sviluppo di uno strumento del genere è nella mappa mentale, quindi a contatto con l'azienda, a contatto col cliente, si parla, si raccolgono i dati che lui ha, quello che lui vuole comunicare, lo si mette in ordine. Per tutto il resto c'è per esempio lo strumento dell'introduzione, che si può fare così, quindi anche questa è gestita in questa maniera, e poi qua dentro trovate le cose strane, tipo gli alias. Se scriverò abbigliamento, mi manda ai singoli capi. Se scrivo capi, mi manda ai singoli capi. Se chiamo help o aiuto o altre cose, mi manderà a tutto tracking, che è un'altra voce all'interno della mappa mentale. Lo vedo, lo capisco, so come funziona. Vediamo se riesco anche a farvelo vedere. Qua sul bot c'è una serie di demo. Ho tolto la connessione. Vediamo un po' se la riprende, sì. Basta. Quindi, qui cosa abbiamo? Avevamo detto zaino. Cerco uno zaino. Se va bene, perché non l'ho mica controllato, no? Chiaramente dentro ci si possono mettere le immagini, i video, l'audio. Cioè, non ho la difficoltà di pensare, oddio, adesso come faccio la comunicazione? No, un po' siamo abituati già dalle pagine web. In questo caso prendiamo quello che abbiamo, senza dover rifare tutto da capo, e glielo diamo in pasto. Sotto, acquista su Amazon. Basta, credo che non serva altro. Io sono, ho finito.